Roma Camorra, sgominata un'organizzazione dalla polizia e dalla Guardia di Finanza. 12 arresti, sequestri per 500 milioni. Ostia, sorpresi con armi, denunciati 5 minori dalla polizia. Avevano coltelli e pistole. Affari con le aste giudiziarie, denunciata dai carabinieri una donna di 65 anni. Sopralluogo nell'appartamento di Brenda, una task force di esperti ha ispezionato la casa della transmorta. Inaugurato il centro di monitoraggio, 1300 telecamere vigileranno sulla sicurezza urbana. Roma smog, sesto giorno di stop, no ai veicoli inquinanti nella fascia verde per tutto il giorno. Buon pomeriggio e benvenuti al telegiornale di Gold TV, l'informazione da Roma e da Lazio. In apertura parliamo della maxi operazione della Guardia di Finanza e della Polizia che ha smantellato un'organizzazione camorristica legata al clan Mallardo in Campania che operava anche nel Lazio. Sequestrati beni per oltre 500 milioni di euro, 77 le persone denunciate, di cui 12 arrestate per associazione a delinquere di stampo mafioso. Vediamo. Edilizia e Camorra, è questo il binomio scoperto dallo... E andiamo avanti con la cronaca. 5 minorenni sono stati denunciati dalla polizia ad Ostia dopo essere stati sorpresi con coltelli e pistole ad aria compressa. Il servizio. Guardate che bella mira ho. Così aveva detto solo qualche giorno fa un ragazzo di appena 16 anni. Cambiamo argomento. Sesto giorno consecutivo di stop ai veicoli più inquinanti oggi a Roma a causa del livello di inquinamento oltre i limiti di legge. Fino alle 20:30 di oggi non potranno circolare all'interno della fascia verde cittadina tutti i veicoli più inquinanti. Il divieto riguarda tutti gli autoveicoli. Ed ora andiamo a Latina per parlare del caso di Igor Franchini. Oggi parte il processo per il secondo indagato, ma sentiamo tutti i dettagli da Alessandra Cici. Grazie per la linea e buon pomeriggio dalla redazione di Latina. Parliamo dalla redazione di Latina, è tutto, linea allo studio. E noi rientriamo nella capitale con la cronaca. Millantava conoscenze nel Tribunale di Roma e si spacciava come intermediatrice per l'acquisto di immobili alle aste giudiziarie. In realtà era una truffatrice scoperta e denunciata dai carabinieri. Veronica Langella. Si spacciava come intermediatrice immobiliare, millantava conoscenze al Tribunale. E torniamo a parlare del caso Brenda, la transessuale trovata morta nel suo appartamento e coinvolta nello scandalo Marrazzo. Ieri un nuovo sopralluogo della task force di tecnici voluta dai legali della famiglia della trans brasiliana all'interno della piccola abitazione. Per noi sul posto c'era Alessia Romano. Dopo più di 4 mesi dalla morte di Brenda, la trans coinvolta nello scandalo Marrazzo. E andiamo avanti con la cronaca. Baby gang in azione a Torbella Monaca. In 3 hanno aggredito e rapinato un minorenne, uno dei componenti della banda, però un 13enne è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Patrizia Polidori. 13 anni appena. Questa è l'età del ragazzino. Un'ultima notizia, sono stati revocati 2 scioperi indetti per la giornata di domani dalla FILT CGIL che a Roma avrebbero interessato le centrali di controllo delle metropolitane e delle ferrovie e la rimessa a bus di Acilia. Revocata anche la protesta indetta dal coordinamento macchinisti Metro Roma, dunque domani il servizio di trasporto pubblico di bus, metro e ferrovie sarà regolarmente in funzione. Ed ora noi ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo subito dopo per parlare della giornata FAI, di disabilità e naturalmente con lo sport. Restate con noi.